conferenza stampa che di fatto segna anche, potremmo dire, no, l'ingresso nel vivo delle attività della Fondazione Inda qui a Siracusa, a Palazzolo. È chiaro che è una macchina che si è già messa in moto da tempo, però adesso scatta il conto alla rovescia per i grandi appuntamenti, quello col Teatro Greco di Siracusa. Però facciamo così, iniziamo intanto proprio da Palazzolo, spazio ai giovani, un appuntamento a cui Pinelli tiene particolarmente, perché ha raccontato: io ci sono stato l'anno scorso, mi è piaciuto, secondo me dovreste farlo tutti. Assolutamente sì, se volete ringiovanire nell'anima, passare una giornata al sole senza molto caldo, perché Palazzolo sta a circa 900 metri di quota. Andate una mattinata a Palazzolo Creide, ogni mattina dal 7 di maggio fino circa al 4 di giugno ci saranno tre spettacoli realizzati ciascuno da una compagnia studentesca di una scuola, diciamo, italiana o internazionale. Quest'anno saranno più di 80, tra di esse circa una decina internazionali. Ed è veramente un'esperienza che vale la pena, peraltro è anche ingresso libero, quindi vi aspettiamo tutti quanti a Palazzolo. Esatto, e potrebbero un po' anche essere poi le prove generali per l'appuntamento con il Teatro Greco di Siracusa, il nuovo ciclo di rappresentazioni classiche. C'è il nuovo manifesto firmato Gianni Desti. Sì, Gianni Desi ha accettato di prestarci, diciamo, l'uso di una sua opera. Come vedete è un'opera che è profondamente inerente al concetto del teatro, essendo una rappresentazione di fatto di un capro. Gianni Desi è uno degli artisti italiani contemporanei più importanti. Credo che sia molto importante raccontare che il manifesto non è soltanto una cosa che ci aiuta a far sapere alla gente quali sono le date degli spettacoli, ma è anche un'operazione culturale importante e anche, devo dire, raffinata. Penso che quest'anno un'altra invece novità è che immagini di opere di Gianni Desi verranno riprese in una delle tre opere che rappresenteremo, non vi dico quale, ma presto lo saprete. Al commissario Pinelli piacciono le sfide, tant'è che ha deciso per quest'anno, per il 2017, facciamo la stagione più lunga di sempre degli spettacoli firmati dalla Fondazione Inda. Sì, cominciamo il 6 maggio, finiamo l'8 luglio, non si era mai sconfinati in luglio, forse qualche rappresentazione c'è stata ma sporadica, quindi sono oltre 2 mesi, ma tipicamente la stagione dura 45 giorni, 55 rappresentazioni se non mi ricordo male rispetto alle 44 dell'anno scorso. Credo sì, e questa è oggettivamente una sfida, perché muoversi e rappresentare e portare la gente a teatro fine di giugno, inizio di luglio è qualcosa che non è stato mai provato. Mi lasci dire che sfida nella sfida, ma questo lo sapete già da un anno, è in parte anche la scelta di un programma che ha un significato filologico estremamente articolato e di pregio, ma che riporta a Siracusa un titolo, Le Fenice, che è stato fatto la sola volta 50 anni fa, e anche questa è una sfida notevole, ma io dico a tutti quanti: se non venite quest'anno a vedere Le Fenice, non so se avrete di nuovo l'opportunità nella vostra vita.